Salve, eccoci di nuovo al nostro appuntamento abituale, durante il quale vi informeremo sull'attività della Commissione regionale Toscana Costiere Arcipelago. Abbiamo ricevuto in audizione i vari rappresentanti delle cooperative, delle camere di commercio, delle associazioni sindacali e di tutto quello che sono i principali partner dell'attività, sia essa politica che economica, della nostra regione. Le critiche sono state diverse, da quelle che riguardavano l'assenza di istituzioni, perché nel computo di quello che è il percorso di una ristrutturazione delle province sono venute a mancare degli interlocutori principali alle quali appunto queste associazioni non sanno come rivolgersi. Allo stesso tempo sono state manifestate anche delle critiche per quanto riguarda l'ambiente, che le richieste portavano ad avere una maggiore attenzione su quello che sono i dissesti idrogeologici. Noi abbiamo raccolto queste informazioni, io stesso a nome del Movimento 5 Stelle l'ho informato su quelle che saranno la nostra attività principale, che è quella di essere presenti all'interno della Commissione per dare loro la massima risonanza e la massima attenzione. Abbiamo anche in questo ultimo periodo analizzato i risultati del sondaggio al quale vi prego aderire e troverete il link all'interno del sito della regione. E il sondaggio porterà al compimento di una lista di informazioni che voi stessi avete contribuito e avrete contribuito a compilare e dalle quali poi faremo partire tutta l'attività nei mesi a seguire, che riguardano quella che è la composizione, la costituzione di un piano della costa, un piano di sviluppo della costa. Vi preghiamo ancora di stare sempre al nostro contatto e di stare sempre attivi e attenti. Grazie.